vicino. Ecco, grazie. Quindi le abbiamo realizzato un sogno. Ho detto che sei una viaggiatrice, una conoscitrice del mondo, ma... Insomma, proprio tutto no, però mi piace vabbè, viaggiare, tutto è talmente sì. grande. Però è vero che il tuo primo amore è stato il Brasile? Sì. Ma quando è che l'hai conosciuto la prima volta? Mi sono avvicinata, come tutti quelli che fanno il mio mestiere, attraverso la musica. Perché non c'è musicista al mondo, non c'è persona che abbia contatto con la musica che non sia passata almeno per una volta nella vita attraverso il Brasile. Perché il Brasile è un serbatoio enorme di musica. E allora tutti i musicisti, jazzisti, pop, rock, prima, una volta, almeno una volta nella vita passano attraverso la musica brasiliana. Però una volta che sei arrivata lì, che beh, è successo? Alcuni passano e se ne vanno, e se ne vanno alcuni, tu no. alcuni rimangono no, folgorati, come è successo a me. Io sono rimasta folgorata, un po' dal Brasile tutto, ma soprattutto da Salvador, che è una città che frequento moltissimo. Hai una casa, Salvador sì, di Bahia. Beh, ogni volta, ogni anno vado quando posso. E ho avuto adesso ho possibilità di avere tanti amici, per cui conosco molta gente. Quindi parli pure il portoghese? Lo parlo un pochino, sì. E beh, sì, insomma, sì. quanti anni sono quindi che frequenti il Brasile? Circa 10 anni. 10 anni. Dobbiamo anche ricordare che il Brasile è uno di quei paesi che si sta proprio proiettando verso un futuro molto importante sotto il profilo economico, però allo stesso tempo ha sempre il problema di molte persone che vivono al di sotto di una soglia di povertà molto dura. Sì, lì i contrasti sono molto forti perché l'ingiustizia sociale purtroppo non è stata debellata ed è doloroso, no? Ogni volta che vai a vedere che molto è stato fatto, ma moltissimo ancora c'è da fare. C'è da fare per l'educazione, per la scolarizzazione, per l'identità stessa di centinaia, di migliaia ancora di esclusi. Ecco, quelli che in Latino America si chiamano los excluidos, quelli che hanno bisogno non tanto di assistenza quanto di integrazione a tutti gli effetti, cominciare dalla scuola, dall'educazione, dall'accesso alla società, diciamo. Ma gli stessi brasiliani come vivono questi grandi contrasti all'interno del paese? Vivono. Se ne rendono conto? Beh, oppure... certo, le persone sensibili se ne rendono conto, no? I brasiliani sono come tutti gli esseri umani, ci sono quelli più sensibili e quelli che invece pensano che sono abituati e accettano la povertà come si accetta la pioggia, no? Come dire, ci si abitua al vento, ci si abitua alla povertà. Ecco, ci sono tanti invece che operano sul territorio per aiutare i bambini, ci sono tante associazioni cattoliche, laiche, che lavorano duramente per cercare, soprattutto sull'infanzia, poterli dare quella dignità che meritano. Ma Salvador de Bahia, dove hai la casa, la tua giornata come si svolge? Cioè andrai lì anche per rilassarti, per svagare? Beh sì, anche quello è normale, però la mia curiosità mi porta sempre a entrare sempre più nel tessuto sociale. Io sono una di quelle viaggiatrici che non amano frequentare le mete turistiche. Stiamo vedendo delle immagini di Salvador de Bahia, mi stanno facendo sì. notare. Quindi non ami le mete turistiche, ti si vede proprio in giro, immagini rubate, no, ce le avrai date tu, suppongo. Sì, sì, no, ce l'ho, sì, le abbiamo fatte, ma non amo tanto le mete turistiche, ecco, per cui naturalmente quando... Si stringe amicizia con le persone, tu stringi sempre amicizia con le persone che ti assomigliano, eh beh, per certo. cui anche a Salvador le persone che frequento sono persone che assomigliano a me e che hanno la stessa angolazione dalla quale guardare il mondo, per cui le mie amicizie mi portano in posti dove naturalmente normalmente i turisti non vanno, mi portano a frequentare piccoli ristorantini sperduti in qualche barrio, in qualche quartiere periferico, e tante volte i baiani mi dicono: sei andata in quel posto? Sì, e non ti è successo niente. Mamma mia! No, mamma ma mia. Noi non ci andiamo, ma tu sei pazza! Sarò anche pazza, però. Sarò fortunata. Io sarò fortunata, non lo so, però insomma. Ci vai. Senti, lasciando il Brasile,
perché io ho definito il tuo primo amore e voglio passare direttamente all'ultimo, perché mi hanno detto che ti sei recentemente innamorata anche di Cuba, è vero? Beh, a Cuba, no, io sono veramente ho un grande amore per il Latino America tutto. Cioè, non so perché, ma sento di essere proiettata di più verso quelle culture. Per cui ci assomigliano anche un pochino. Amo leggere tutto quello che può essere utile per capire meglio quelle culture. Il mio punto di riferimento è sempre stato Eduardo Galeano, per cui leggere Le vene aperte dell'America Latina è come una Bibbia, no? dalla quale partire per capire che cosa è successo in quei posti. Mi appassionano anche con tutti i contrasti che hanno. Sono andata a Cuba per la prima volta, nonostante avessi tanto sentito parlare, tanti amici che me ne hanno parlato così tanto. Cuba è una ferita, Cuba è croce e delizia, perché ti rendi conto che è un popolo che vive con 50 anni d'embargo e resiste. Cuba, hai paura a toccare le cose, perché hai paura quando entri nelle macchine anche abbassare il finestrino, hai paura che quella leva ti rimanga in mano e quel poverino non sa più dove andarne a prendere un'altra per sostituirla. Però ha mille contrasti, è difficile dare un giudizio su Cuba se non si va almeno lì con occhi puri, ecco, non con occhi condizionati dai pensieri ideologici, perché Cuba è un esempio unico nel Latino America. Io quando sono arrivata a Cuba, per esempio, la prima cosa che mi è balzata in mente, agli occhi, è che non vedevo i bambini. Abituata a Salvador, che i bambini, certo, stanno per la strada a tutte le ore del giorno e della notte, rovistano nella spazzatura, sniffano colla, si fanno di crack, dormono nei cartoni, una cosa brutta a vedersi. Non vedevo i bambini, ho domandato agli amici, anche ai cubani, ma i bambini dove stanno? Quelli mi hanno guardato, hanno detto a scuola, certo. Per me, per tutto il Latino America, vedere invece, lì non ne vedi i bambini per la strada. Cioè, tra l'altro dobbiamo ricordare che c'è un tasso di laureati superiore a quello che abbiamo in Italia. Sì, c'è una considerazione dell'arte molto forte, cioè ogni quartiere ha la casa della musica. Poi ci sono, per carità, adesso non voglio fare sembrare quella che, no, che vede solo le cose positive, no, di cose negative. Però quello che dico, le cose positive sono talmente grandi. Cioè, ho visitato la scuola d'arte, per esempio, l'ISA, che è la scuola d'arte superiore, in quella che era la vecchia residenza di Battista, che Castro ha trasformato in una scuola d'arte. E ho visto dei padiglioni enormi dove si insegna, dove si impara danza classica, moderna, folclorica, composizione. Ti interrompo, Fiorella, perché appunto so che tu hai apprezzato tutte queste cose, hai apprezzato anche il fatto che a Cuba c'è molta informazione, cultura, si insegna anche l'educazione sessuale per il controllo delle nascite, perché se uno non può permettersi di avere tanti figli, lo Stato stesso dà gli anticoncezionali. E invece voglio trasferirmi in Africa, perché tu stai seguendo un progetto importante, dove, in un paese dove invece gli anticoncezionali non si sa neanche cosa siano, la protezione sessuale non si sa neanche che cosa sia. No. Ricordiamolo agli amici che ci stanno seguendo. Io sono andata, ecco, anche lì, dopo aver parlato tanto di Africa, anche in questo caso, non ero mai andata in Africa appunto come turista, perché, come dicevo prima, non mi interessano i villaggi sul mare. Aspettavo un'occasione, ho fatto una lunga tournée con amici senegalesi sul palco, che mi hanno parlato tanto del Senegal. Infatti aspetto di andare anche con loro, anche con Ismaele là, che mi ha parlato della sua isola, musicista, percussionista. Per cui aspetto di andare con loro perché mi possano far vedere. Mi si è presentata l'occasione di Amref, che è stata così improvvisa, e ho pensato che era un'occasione buona per vedere l'Africa veramente per com'è. E anche qui ti vediamo nelle foto mentre stai girando, no? Per questa associazione. Sì, e Amref mi ha portato nei villaggi dove normalmente un turista non va. L'Africa è stato uno shock troppo forte da poter descrivere con le parole. Cioè, io pensavo di aver visto la miseria nelle favelas, pensavo di aver visto, ma non era niente in confronto a quello che si vede in Africa.
non è niente, perché in realtà ti accorgi che ti viene un misto di frustrazione, da dove si comincia? Qui c'è da fare tutto, di rabbia anche la rabbia perché quel popolo sta sopra le ricchezze più grandi del pianeta, che le sono state portate via e che da secoli e secoli che ancora oggi sfruttano in maniera forsennata. Io penso che, ho sempre pensato che se, a volte la gente mi rimprovera, mi dice parli sempre dell'Africa quando in casa tua ci sono tanti problemi, perché non parli dei tuoi? Prima penso che le cose nella vita non sempre si possono scegliere, ti capitano. E mi è capitato di fare un disco che si chiama Sud, mi è capitato di incontrare gente del Burkina Faso, mi è capitato di conoscere figure come Thomas Sankara e mi ci sono trovata. Ma penso che se questo non è vero, che non è un problema che ci riguarda. Perché se noi non vogliamo consegnare ai nostri figli un futuro difficilmente gestibile, un futuro con questi flussi migratori che così massicci, noi dobbiamo far pressione nei governi affinché a sua loro volta facciano pressioni sulle multinazionali, perché smettano di depredare in questo modo. E penso alle trivellazioni nel Niger, penso alla pesca selvaggia davanti al Senegal, e pensiamo Quindi a tante cose. Ti sei proprio fatta rapire da questa richiesta d'aiuto dell'Africa. Oggi sì, abbiamo avuto Don Pedro che ha parlato del Senegal, ha fatto vedere una discarica immensa ad Antananarivo dove vivono i bambini, 20.000 persone, quindi sì, io... ci sono tanti problemi. Però scusami se ti interrompo, volevo ricordare il progetto dell'AMREF. Ecco, quello che volevo dire, molto legata. Sono andata lì, ho visto che quello che AMREF fa sul territorio, quella cosa che mi è piaciuta è che loro avviano dei presidi, degli ambulatori, e poi a gestire sono gli africani. Loro avviano e poi vanno. Poi tornano a vedere se tutto va bene, se hanno bisogno di qualcosa. Questo progetto che AMREF sta cercando di concretizzare è la formazione di 15.000 ostetriche. Mamma mia. Che possano aiutare le donne che non hanno accesso a questi ambulatori, anche perché sono molto distanti. E poi dobbiamo ricordare che c'è una percentuale di donne altissima che muore proprio di parto, perché esatto, nessuno sa intervenire non in questo momento. Non sa intervenire, delicato. Ma non solo, gli presidi sono lontani. Se si pensa che il problema principale è l'acqua, che noi quando lo diciamo ci sembra no, una cosa normale, ma ci sono donne che fanno 10-12 chilometri al giorno, a volte 10 chilometri andare e 10 chilometri a tornare a piedi per prendere una tanica d'acqua. E allora se noi riusciamo, e in fondo un pozzo costa 3.000 euro, non è poi una cosa così difficile, ecco perché poi ti sale la rabbia e la frustrazione. Perché e c'è l'AMREF possibile. Comunque fa tantissimo. AMREF lo fa. Ringrazio tantissimo Fiorella Mannoia, prima di tutto come donna, grazie, amica delle donne, grazie, e in questo caso voglio vantarmi anche amica del Kilimangiaro. Grazie, grazie. In onore grazie alla passione che ha Fiorella per l'America Latina, non la portiamo in Brasile, che tanto lo conosce bene, non la portiamo a Cuba, che di cui è innamorata, ma la portiamo in Perù, non troppo lontano. Va bene. Partiamo.